Non siamo un codice operatore, ma madri e padri. Recita così uno dei cartelloni scritti dai 204 lavoratori Comdata di Padova in presidio per tutta la mattina davanti al comune. Nessuna crisi aziendale, nessuna perdita di commesse per questo call center che da metà maggio ha dato il via alla procedura per la chiusura del sito di Padova. Questa è un'azienda sana, è un'azienda che occupa in Italia 11.000 lavoratori e nel mondo 49.000 lavoratori, quindi è assolutamente sana, ha le sue commesse. Tra l'altro qui nel sito di Padova non abbiamo mai perso una commessa lavorativa, quindi non abbiamo problemi di questo tipo. Di certo non ci aspettavamo il 15 maggio di vedere aperta la procedura di chiusura del sito. 45 anni l'età media dei dipendenti, soprattutto donne, lavoratrici e lavoratori sotto shock, come Raffaella e Stefania, che qui lavorano da 20 anni. Io ho 45 anni, tra l'altro faccio parte di una famiglia monoreddito perché siamo solo io e mia figlia e in questo momento siamo fortemente preoccupate anche per il mio futuro, per quello di mia figlia, perché a questa età qui rimettersi in gioco non solo spaventa, ma credo sia particolarmente complicato. 15 giorni prima dell'annuncio della chiusura del sito di Padova, io ho avuto un colloquio con HR, la responsabile del personale, e io dicevo che voglio andare in pensione con questo lavoro. E lei mi diceva: non ti devi preoccupare perché il sito di Padova gode di ottima salute. Poi improvvisamente, dopo una settimana, è uscita la notizia, è stata una doccia fredda. Nessuno se l'aspettava. Doppia angoscia per Barbara, che in Comdata lavora con il compagno. Il giorno prima che uscisse la notizia, il 4 maggio, che ci avrebbero appunto licenziato, e ci hanno chiesto il giorno dopo di fare straordinario, che era sabato. Per cui non ci aspettavamo questa cosa. Ai lavoratori è stato proposto il trasferimento, ma in pochi lo prendono in considerazione. Una casa appena comprata col mutuo non è facile, genitori anziani che hanno bisogno anche della nostra presenza, per cui non possiamo prendere, cambiare vita e andare. Ci hanno proposto Lecce o Cagliari, cioè sono realtà totalmente diverse. Per un anno sarà applicato il contratto di solidarietà con stipendio ridotto del 60%. La speranza è adesso tutta nelle istituzioni. Ricevuti dal sindaco Giordani, i lavoratori Comdata attendono il tavolo convocato al MISE per il 3 luglio.